Paolo Crepè, non ha bisogno di presentazioni, è uno dei maggiori esperti italiani di psicologia, psichiatria, vita sociale e quant'altro. In particolare è un esperto della vita dei giovani. Ha scritto molti libri sull'argomento e in particolare del disagio giovanile. Lo conosciamo anche per questo aspetto. Vorrei proprio chiedere quali sono le sue osservazioni scientifiche, anche di altro genere, personali, sul rapporto che c'è oggi tra i giovani e la vita digitale. Ma guardi, è una croce, una delizia, nel senso che, come tutte le cose del resto, la croce, partiamo subito da quella, così ci togliamo il pensiero, è il lato di dipendenza che la rete proprio per sua natura crea, perché è come la rete, la tela di un ragno che deve espandersi, deve appiccicare, se no il ragno non mangia. Quindi tanto più followers, tanto più gente nei forum, tanto più gente, necessita per sua propria sopravvivenza di una contaminazione virale tra le persone, e ognuna di queste poi automaticamente ne diventa in qualche modo prigioniera. Questa è la prima croce. La seconda croce è la difficoltà che si ha quando si è dentro la rete a percepire la realtà, perché è una realtà totalmente virtuale, come si suol dire, però che crea un'illusione in qualche modo, una sorta di monade collettiva si ritiene che tutto ciò che la rete dice sia la verità, tutto quello che è fuori dalla rete è il demonio, eccetera, eccetera. Questo fa nascere dei problemi in termini relazionali, no? Se sei mio amico di Facebook, sei un mio amico vero, se non sei un mio amico a Facebook vuol dire che non sei un amico, così come allungando posso arrivare fino a fenomeni di partiti mediali, no? come sappiamo bene, che, no? In cui poi vai a vedere, poi, insomma, la democrazia è uno spicciolo, però tutti pensano che questa cosa sia la cosa più giusta, l'unica realtà possibile, eccetera, eccetera. La delizia è la possibilità di avere un'informazione in tempo reale su tutto e sul fatto, e soprattutto su una intercomunicazione che i ragazzi giovani oggi hanno riguardo, soprattutto penso al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro, che non è più per fortuna quello del padrone del vapore, dei poveri operai con la chiave inglese come Charlie Chaplin, oggi tendiamo ad un mondo del lavoro liquido, dove non c'è più l'azienda, dove non c'è più neanche più l'ufficio, dove c'è il tuo telefonino, il tuo smartphone piuttosto che il piccolo computer, puoi essere in una barca, in una baita in montagna, basta che ci sia campo, questa è l'unica cosa. E dentro questa cosa si creano delle professionalità e addirittura delle identità, che una volta guardavamo con sospetto, perché chi ai miei tempi, le persone che noi ritenevamo non realizzate erano quelli che non avevano un lavoro specifico. Io facevo medicina e quindi ritenevo che di essere io e tutti i miei compagni, di avere un'identità. Chi invece faceva un po' una cosa, poi ne faceva, pensavamo che fossero degli sfigati. Questo era quando io ero un ragazzo. Oggi è il contrario, è sfigato quello che ha un lavoro solo, no? Che ha una sola identità. E se uno ci pensa bene, c'hanno ragione. Perché? Perché averne una quando ne puoi avere 10? Perché è un arricchimento. È un arricchimento. Tu puoi fare oggi il giornalista, stasera fai il barista,
domani mattina vai a lavorare in librerie, eccetera, eccetera, perché no? Cioè, questo non perché manca il lavoro, attenzione, perché a volte le cose negative creano delle cose positive. La crisi ha inventato dei lavori, quindi c'è questa bellezza della comunicazione, no? Che ti permette anche, perché no, io l'altro giorno sentivo un'intervista di un ragazzo a Kabul che mi ha impressionato, pensavo mentre lo ascoltavo, oltre alle cose intelligenti che diceva, ai miei tempi non sarebbe stato possibile, chi è che poteva comunicare con Kabul? Cioè, potevi mandare una lettera, arrivava, non si sa, come al tempo di Leopardi, cioè la mia generazione era molto più vicina al 700, al 600 di quanto non sia vicina ai ragazzi di oggi. Cioè, tra me e i ragazzi di oggi c'è proprio uno spazio che non è facilmente colmabile, ecco, e che i ragazzi, io credo invece, nativi di internet, sono persone che hanno invece nel loro sangue, nel loro DNA, e questo io credo che sia bellissimo.